It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Siamo con i vostri livelli e il primo livello che ci apprestiamo a vedere è di Dado U o Dado U, dipende come uno lo vuol leggere. Quindi allora, si chiama Mega Mario Bros, mettato in Super Mario Bros, percentuale di vittorie 9,75%, tentativi 123, riusciti 12, record di una giapponese 42 secondi e 196 millesimi il tempo. Quello è il nome, bene, grazie traduttori come sempre, io vi ricordo, grazie mille davvero per le traduzioni che mi fate, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, oh, ok, qui prevedo tragedia, perché io non lo so usare lui praticamente quando c'è da fare queste cose, i salti in questo modo. Quindi non lo farò mai praticamente questo, già lo so. Allora, ma se io mi fermo un attimo qui, ok, mi sento più tranquillo, perfetto, alla grande. Sento decisamente molto più tranquillo, maledetto. Aspetta, togliamo un po', ok, questi mattoncini, qui fermiamoci. Bene, ottimo così. Stiamo andando bene, non credevo, sinceramente. Ma se io poi salto... Cos'è quel? Ma le scarpe... Le scarpette? No, bellissimo! È la prima volta che le vedo, le scarpette che diventano tubi. È fantastica questa cosa, veramente. Ah, no! Maledizione, avevamo il tubo e non è una scarpetta. La prima volta che vedevo una cosa del genere. Meravigliosa, veramente. Ale... Perché non hai saltato? Non ho saltato perché credevo di arrivarci in corsa tranquillo e rilassato lì. Peccato che... Che l'ho rifatto? Ale? Buongiorno, svegliati! Allora, io prima... E infatti, non avevo premuto questo. E infatti, qui si può morire con calma molto meglio. Ok, alla grande, invece siamo passati. L'importante era questo. E l'importante è che siamo morti. Perché... Ok, ciao Mario, perfetto, devo riniziare anche da capo. No, non devo riniziare da capo, mi devo suicidare qui. Sia mai che rinizio da capo. Ogni volta mi viene da premere, ricomincio da capo? No, pensavo ci fosse un una specie di easter egg. E invece a quanto pare no, meglio così. Allora ok, stavolta invece ce l'abbiamo fatta. Mo vieni qui, Mario spacca tutto. Grande in questo modo. Sapete che è credo il livello più difficile con Mario gigante che abbia giocato fino adesso. Sarà perché non riesco a usarlo bene io, perché perlomeno si usa poco il Mario gigante, quindi non si sa bene come funziona esattamente. Però è bello tosto davvero. Ah, lo schermo così, cioè con la colorazione in quel modo, lo vedete perché appunto è tipico di del Mario Pixel, che si sblocca con l'Amiibo Mario Pixel, solamente con l'Amiibo Mario Pixel, ve lo ricordo, mi raccomando. Allora, la stella te la lascio, Dado, perché comunque è stato un livello carino. Tra l'altro anche piuttosto difficilotto, quindi complimenti, record. Buona Ugo, come si direbbe, cioè, non ci ho messo un bel po' di più, comunque vabbè. A tra un attimo con il secondo livello di questo video. Flavia ci porta la sua La nave degli orrori, ottimo. Ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale di vittorie 5,47%, tentativi 73, riusciti 4, record di un italiano, si chiama Beren o Beren, non lo so, 27 secondi, 861 millesimi. Ottimo, perfetto. Allora, la nave degli orrori, Flavia, cosa ci hai messo per... Buh, immagino dappertutto, tartossi e quant'altro. E che diamine! Ok, rinizio. So di aver sbagliato, so che dovevo stare lì, perché praticamente quel trampolino mi manderebbe avanti. Non avevo sbagliato, tecnicamente. Non avevo sbagliato per niente. Bene, ottimo. Pianta, che sale. Allora, ok, quindi io devo salire quassù, immagino. In qualche modo, sì. Bene. Ci sono un po' di Martel Koopa e anche Bowser Jr., tra l'altro, tanto per gradire. Qui invece... Maledettissima. Maledettissima che non sei altro. Allora, vediamo un po' se riesco. Magari c'è qualche altra cosa. Allora, io devo per forza andare qui. Poi quando arrivo dentro quel tubo, forse tecnicamente potrei anche cioè passare di sotto. Però proviamo ad andare un attimo a destra il più possibile. Ok. Mamma mia, che livello che è questo.
Che livello che è questo? Cosa non mi toccherà fare per superarlo? Allora, vediamo un attimo. Ma io di lì ci passo per... quasi. Maledizione. Per curiosità, era per vedere un po' se ce la facevo passare di lì. Comunque, in ogni caso, allora, aspettiamo con calma qui. Aspettiamo con calma. Bene, aspettiamo un attimo, lasciamo esplodere tutto, perché dovrebbero non essere infinite, se non altro, ste cose. Ok, lì c'è un tuomp un po' grossotto, alato, tra l'altro. Benissimo, ho una stella e non mi sono neanche reso conto di averla. L'importante è questo. Quindi, a palla, vai Ale. A palla così, non troppo a palla. Ok, con calma. No. Ma cosa dovevo fare esattamente io lì? Mi sa che non è quella allora la strada giusta. Provo a cambiare, scusate, provo a passare di qui, se ci riesco, aspettate un attimo, vediamo un po' se ci riesco, sì, ce l'ho fatta. Ok, ma, maledizione, tra un attimo quando ritorno lì comunque, voglio provare la strada lì interna, perché di là mi sa che non andiamo da nessuna parte, credo, non lo so poi, credo. Ok, sono ripassato qui di sotto, c'è un po' di roba, io questo... Perché ho premuto le P? Maledizione! Maledizione! Ma è un casino! È un livello troll praticamente questo! Non è la nave degli orrori, è la nave dei trollaggi! È clamorosa sta cosa, veramente! Mamma mia! Ok, grande! No! Grande Ale così! Ora questi li salti, questi vanno saltati, perfetto! I Kamek va bene così, ok! Prendiamo un po' di funghi, che va sempre bene! Entriamo qui dentro e... non lo so, siamo vivi e ci sono... Vabbè, questo lo tolgo così. Ok, saliamo. Dove diavolo mi porti? Qui? Benissimo. Ma guarda un po' te chi c'è. Tra l'altro lassù sopra, visto male, c'è un Lakitu. Non avevo... Stella, vieni qua! Che l'ho trovata e abbiamo finito! Grandi... Ah, ok, non trovavo più Mario. Ma che fine ha fatto il nostro Mario? Si è stato schiacciato, meno male aveva la stella. Da un cannone che poi è scivolato giù di sotto. Ma l'importante è avercela fatta. Grandi così. Non credevo sarei mai riuscito a finire questo livello, devo essere sincero. Allora, è troll, eh? Molto troll, eh? Però è carino, è divertente, mi è piaciuto. Tra l'altro c'è anche da vederla la strada di dove passare, perché non è facile da vedere, viene da passare di sopra, non da quel piccola fessura e poi a destra. È carino, carino, brava Flavia. La stella te l'ho messa e a tra un attimo con il prossimo livello. Totò ci parte su il castello abbandonato, ambientato New Super Mario Bros. U, percentuale vittoria 8,21%, tentativi 73, riusciti 6, record di un giapponese in 35 secondi 649 millesimi. Quello è il nome, io imparerò a leggerlo prima o poi, e prima o poi ci devo riuscire in effetti, mi dovrei mettere sotto a studiarlo un po' perché è sempre utile saperlo, specialmente quando si parla di manga, anime e cose varie, è sempre utile, molto utile saperlo anche i nomi in questo caso, e anche i livelli evento, perché ricordo l'altro livello evento che effettivamente bisognava praticamente conoscere il giapponese per sapere che diamine c'era scritto, la stella, stella, maledetta, ok. Sono quasi ritornato all'inizio del livello. Vabbè, l'importante è aver preso la stella. E io ho sbaccato. Oddio. Vai. Yeah. Mamma mia. Mamma mia, si è andata bene. Ok, allora, Lakitu, tu cerca di non fare cavolate. Lakitu. No, Lakitu. Mi servi. Vabbè, no. Ok, saltiamo lungo. Di qui poi si scende giù. Poi si fa così. Mamma mia. No! Poi il potenziamento l'ho voluto perdere alla fine, Maledetto me. Vabbè, l'importante è aver concluso anche questo livello. Carino, veloce, molto breve nel senso. Però decisamente carino. Ho avuto anche parecchia fortuna con quella stella, perché ho rischiato due volte di morirci con la stella. L'unico credo di essere che rischia di morire con le stelle. Vabbè, comunque l'importante è aver finito il livello. Livello completato alla grande così. Niente record neanche a sto giro. Mamma mia, sono stati dei bei record quelli che sono stati messi prima di Joasi. Ok, comunque la stella te la meriti anche tu, Totò. Oh, sì, Totò credo, non Toto. Totò, presumo, con l'accento in quella maniera è Totò. Perfetto, alla grande. Vai Ale, un po' di italiano, un po' di grammatica ogni tanto te la ricordi. Allora, a tra un attimo con il quarto e credo l'ultimo livello di questo video, vediamo un po', eh. Il quarto livello di Alessia si chiama In fondo al mare, ambientato in Super Mario Bros. Percentuale vittoria 10,60%, tentativi 66, riusciti 7, record di una inglese in 44 secondi e qualcosa, si chiama Sof, penso Sofia o qualcosa del genere, comunque Sof, e in 650 millesimi comunque erano, ok. L'anteprima sembra molto breve e semplice.
Però dalle morti non si direbbe sinceramente così semplice, anzi, si direbbe piuttosto complesso. Infatti, ok, perfetto, alla grande. Come ho detto, sembra semplice, sì, certo, come no, Ale. L'importante è crederci che è semplice. Oh, io voglio vedere che c'è qui sotto, scusa, morirò, ma... Che c'era lì sotto? Se poi aspetto anche un attimino, magari forse è meglio. Riuscirò a prendere sto fungo senza morirci, possibilmente? No, no, non ce la faccio proprio. Ok, no! Pensavo si potesse salire di sopra, invece lo schermo non saliva. Maledetto! Ok, ritiro tutto quello che ho detto, è bello tostarello come livello, decisamente tosto. Ok, ah, sono fatto prendere da quelli. Ora, Ale, ora. Maledizione, di pochissimo. Ce la faccio, ce la faccio, Ale, ce la faccio. Con calma ce la fai. Allora, stai qui che non ti dovrebbero colpire. Prima o poi riuscirai anche a passare in qualche modo. In qualche modo, ora o mai più, ok? Che non sei passato, tecnicamente. Tecnicamente, io me ne infischio del costume. Lo so che c'era un costume lì, mi sarebbe anche piaciuto prenderlo, ma... Quanto pare è un po' una tragedia prendere quel costume, quindi... Ah, no, maledetti, maledetti. Vai, 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 grandi così. No! Lakitu, fammi passare! Che qui sotto ci dovrebbe essere un costume, spero... No, vabbè, comunque, sempre meglio questo. E vai via di lì, Lakitu, maledetto. Ok, allora. Io dovevo passare di sotto o di sopra ora? No, fa lo stesso. Ottimo. Mamma mia. Lakitu, no. Lakitu, Lakitu. Ah, no, no, Ale. La bandiera. Perché io salto sempre la bandiera? Comunque, mamma mia, se è difficile questo livello. Era piuttosto difficilotto. Mamma mia. Ok, sembrava dall'anteprima. Sembrava veramente, veramente semplice. E invece poi a giocarlo. Sarà perché c'erano i calamachi con i bambini, tra l'altro, dietro. Comunque, Alessia, bel livello. Complimenti. Bello tostarello anche. Pur nella sua semplicità, perché era molto semplice come struttura, ma veramente tostarello. Complimenti, Alessia. Allora, io direi di farci anche l'ultimo livello a questo punto. O almeno vedere com'è il quinto. E poi decidiamo se farlo o no, Io direi di farlo la prossima volta questo livello, perché le percentuali di vittorie sono 0, tentativi 46, riusciti 0, non mi sembra il caso visto che non so quanto sta venendo lungo questo video, più o meno anche perché ci saranno vari tagli, quindi non ho idea di quanto venga lungo il video, però non mi pare il caso di imbarcarci ora in un livello del genere. Quindi allora, io volevo salutare Mine Sonic, o Mine Sonic, non so come leggerlo, io credo Mine Sonic... E detto questo volevo salutare anche il votatore di livelli, che praticamente lo trovate tipo sotto ogni video, che vota i livelli. Mi sembra si chiami Alessio, ora non volevo dire cavolate. Spero di non aver sbagliato il nome, comunque ormai è il votatore di livelli, lo chiamo così, ha detto anche lui di chiamarlo così, quindi perfetto. Lo trovate in ogni caso nei commenti di tutti i video di Super Mario Maker, non vi preoccupate, dai un po' di voti ai livelli. Fa piacere vedere qualcun altro che dà i voti ai livelli, comunque, se qualcun altro lo volesse fare fatelo pure. È piacevole in ogni caso come cosa da leggere, anche cosa ne pensate voi dei vari livelli, fa sempre piacere. E credo sia anche utile per chi crea i livelli, quindi magari se nei commenti volete scrivere anche cosa pensate di un determinato livello, di tutti i livelli che ho fatto in questo video, fatelo pure perché sono sicuro che farà piacere anche ai creatori dei livelli che faccio, non vi preoccupate. Vi ricordo, anzi vi saluto qui adesso, io vi ricordo se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di condividere questo video, sempre se il video vi è piaciuto, sui vostri social, canali social diciamo, mi farebbe molto piacere e mi aiuterebbe a crescere, quindi vi ringrazio in anticipo e vi ringrazio e ringrazio chi già lo fa. Vi ricordo se vi va di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul Miiverse e aggiungermi a Steam se avete un PC, trovate comunque tutte le informazioni del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora da Axios00 e alla prossima, ciao!